Abbiamo adesso invece una presentazione, perché oggi per me l'anno in particolare è uno dei giorni più importanti della nostra vita, per cui abbiamo cercato di fare il meglio a livello di presentazione, e c'è una presentazione di un europarlamentare che è Roberta Angelilli, che è il vicepresidente della Comunità Europea. Concludendo, ricordo a tutti gli adulti l'importanza di mantenere sempre la massima attenzione rispetto alla navigazione dei minori online, utilizzando sempre uno o più filtri, evitando così l'esposizione dei bambini a contenuti considerati pericolosi. Grazie, buongiorno a tutti, io ringrazio per il cortesissimo e graditissimo invito. Quello che serve non è proibire ai giovani di andare su internet, anzi è una grande, grande fortuna che hanno i giovani di accedere a internet, ma sicuramente serve dare la massima informazione sia agli stessi ragazzi che utilizzano internet, sia agli insegnanti, sia ai genitori che possono in qualche maniera capire e cercare di organizzare il maggior filtro possibile per far sì che ci sia un utilizzo sano di internet. Oramai sappiamo tutti e conosciamo la mia foto che ho presa da Facebook, quindi sappiamo tutti che attraverso Facebook, Twitter si è sviluppato anche un canale comunicativo straordinario. È bellissimo perché si riesce a comunicare in tempo reale con amici e riscoprire amicizie in tutto il mondo, però sappiamo anche che questi canali, questi mezzi hanno anche dei rischi che qualche volta leggiamo, sono anche molto pericolosi. Poi non bisogna essere retorici, non bisogna essere per una visione troppo spaventata, però bisogna essere con i piedi per terra, essere concreti, essere in grado di saper spiegare ai più giovani, soprattutto alle nuove generazioni, ai nostri figli, che questa è una macchina meravigliosa, un meccanismo, una fortuna, ma anche dei grossi pericoli. Quindi benvengono queste iniziative, questi libri, queste informazioni e questi momenti di confronto. Quindi io vi ringrazio e vi auguro tanta fortuna e buon lavoro. Un ringraziamento anche a Pino Di Meco, che doveva essere qua ma non è riuscito ad essere presente. Lo ringraziamo perché ci ha messo a disposizione anche questa sala. Ringrazio le autorità presenti, gli autori e Andrea Sparacino, che è a sinistra, che è la persona che dentro la Verdi ha realizzato fisicamente il libro pensato dagli autori. Io sono molto emozionato di essere qui, per la prima volta in vita mia che sono a Sanremo e non mi sarei mai aspettato di venire per un'altra cosa estremamente emozionante nella mia vita, anche se l'ho già fatto tante volte, che è la presentazione di un libro, perché per me è sempre una cosa straordinaria, anche se oggi i libri possono essere cartacei, file. È molto emozionante essere a una presentazione dove ci sono almeno un centinaio di persone che sono visibilmente sotto i 30 anni, e sono molto contento che ci siano due bambini sotto i 5, almeno visibilmente sotto i 5. E vi assicuro che di solito alle presentazioni l'età media è un pochino più alta. Lascio la parola agli altri che hanno delle cose molto più interessanti da raccontare. È veramente piacevole essere qui per un libro che si occupa di sicurezza. Se posso già raccomandarvi delle letture, specialmente per i ragazzi che hanno poca voglia di guardare un libro, cosa comprensibile di questi tempi, vi consiglio di guardare le ultime 4-5 pagine, dove sono degli elenchi molto semplici e molto facili di cose da evitare o da fare assolutamente per non incorrere in pasticci. Buona presentazione, grazie. La parola invece al dottor Guidotti, vice provveditore di studi della provincia di Imperia. Io saluto tutti, porto i saluti dell'amministrazione e specialmente i ragazzi. Volevo dire ai ragazzi, sapete, avete già sentito nominare la casa editrice Epi, sapete cos'è? Avere un libro pubblicato da questa casa editrice come quello dei nostri due autori è una cosa molto importante e di prestigio, una delle più antiche case italiane. E il dottor Epli prima mi diceva che sarebbero disponibili, io ho preso subito parola a nome vostro, a fare un incontro nel quale racconterà le fasi attraverso le quali si creano i libri, racconterà la vita di una casa editrice, le scelte editoriali, anche il fatto meccanico della produzione del libro. E io vi invito già fin da adesso, stabiliremo un appuntamento, vedremo se sarà il caso di farlo qui a Sanremo stesso, dove ci vediamo oggi,
ed è una cosa, ripeto, che vi affascinerà. Contento di essere qui, ho dovuto litigare un po' con i miei funzionari per riuscire a scappare. Mi piaceva così portare l'attenzione su questa, su questa iniziativa che io ho avuto modo di incrociare e abbiamo avuto modo di ospitare già nel nostro comune anche grazie all'intervento delle scuole. Quindi è certamente un'iniziativa interessante, molto efficace, almeno per le cose che si riescono a imparare e ad apprendere, sia i giovani ma anche gli adulti, gli insegnanti, i genitori soprattutto. E quindi mi complimento con gli autori per lo sforzo fatto, un complimento anche alla casa editrice, e l'augurio è naturalmente che questo sia un grosso stimolo per tutti, per metterci in gioco, per crescere come persone sensibili e attente all'uso consapevole degli strumenti. Oggi purtroppo viviamo in una società dove spesso gli strumenti ci rendono schiavi senza che noi ce ne rendiamo consapevoli. E da cominciare dalla macchina, dal telefono e certamente anche dal computer e da tutta la rete. Quindi l'invito che scaturisce da questo libro, ecco, secondo me è importante che tutti noi lo vogliamo dare una maggiore evoluzione, una maggiore consapevolezza a tutti. Quindi mi complimento veramente per l'iniziativa e buona prosecuzione. Ha
questa persona, che innanzitutto lei era convinta essere davvero l'attrice del telefilm che lei guardava, e nel momento in cui io gli ho detto guarda che ci sono 100 profili col nome di questa attrice, come fai a essere sicuro che è lei? E ingenuamente lei mi ha detto no, ma lei, anche perché è australiana, e mi ha detto che traduce quello che le scrivo con Google Traduttore. Quindi, nonostante lei fosse una ragazzina molto sveglia, per lei questo già voleva dire che lei era veramente la persona che pensava. Inoltre, gli ho detto vabbè, mi raccomando, però non dare il tuo indirizzo. E lei mi dice no, ma io sulla mia pagina di Facebook ho messo che sono anche da un'altra parte, un altro indirizzo. Io sono andata a controllare cosa si erano scritte sulla bacheca. A un certo punto, questa bambina chiede all'attrice di spedirgli una foto. L'attrice gli risponde ok, però dammi il tuo indirizzo. E lei gli ha messo preciso l'indirizzo di casa. Questo cosa dimostra? Che anche se teoricamente lei sapeva di non dover dare i propri dati, in realtà poi nel colloquio se l'è dimenticata e ha dato tutti i dati perché questa persona potesse andare direttamente a casa sua. Ora, in questo caso non è successo, quindi io ho immaginato che magari questa è una bambina che si finge di essere l'attrice così per divertimento. Però proviamo a pensare se dall'altra parte ci fosse stato invece un adescatore, quindi qualcuno, magari un uomo adulto, che cercava semplicemente l'indirizzo di questa bambina per insomma poi presentarsi a casa. E questo è un allarme che noi diamo. Quindi al di là della teoria, nella pratica fate sempre molta attenzione quando parlate ai dati che voi date a chi c'è dall'altra parte. Parola Patrizia Torti, che è presidente del Lions Club a Bordighera Autoluoghi. E se vogliamo io ho iniziato un po' con i Lions sul discorso legato a internet e minori, avendo organizzato 4 convegni qua a Sanremo proprio sulla tematica, per cui passo lei la parola. Invece Nicola Meglio, nonostante avesse la febbre, stesse male, ha deciso di venire per portare il suo contributo perché ci vuole così bene che ha detto vengo lo stesso. Quindi passo la parola a te. Ma a me piace il coraggio che avete messo in questo libro. Io non sono riuscito a leggerlo tutto, però ho letto alcuni capitoli di questo libro. È veramente fatto bene perché è reale, cioè non ci sono cose scritte tanto per adescare diciamo l'utente per l'acquisto del libro. Io vi ringrazio anche perché sono sanremesi, sono di qua, e se non insomma diamo coraggio e forza a chi scrive, che è della nostra stessa città, della nostra stessa terra, non so perché dovremmo farlo per altri. Quindi io veramente in 2 minuti ho ascoltato tutto quello che è stato detto ed è tutto assolutamente vero, mi pare molta attenzione. Cioè prima di dar retta o comunque di dare per scontato che quello che leggiamo, sia esso su Google, su Facebook, su Twitter o su qualsiasi canale di informazione, cerchiamo di verificare se quello che leggiamo è vero. Questo è importante. Prima di tutto mettiamoci di buon senso, cioè non diamo per scontato che ciò che leggiamo, siccome è lì sopra, allora abbiamo fatto la ricerca, è uscito e quindi vuol dire che è vero. Questa cosa. Allora, nel nostro paese è in vigore la legge 128 del 2004, la quale prevede chi scarica file protetti da diritto d'autore, il semplice download, colui che scarica, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di €154 e sanzioni accessorie della confisca del materiale della pubblicazione e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Quindi anche un bello sputtanamento, no? Cioè nel senso che comunque è bello prima pagina, metto il nome e cognome di chi ha scaricato un file.
Ma peggio è che chi condivide, quindi per esempio, chi è che usa Emul? Chi condivide, cioè quindi chi ha il file, scarica la musica e poi la condivide con gli altri, viene punito con la reclusione da 1 a 4 anni di carcere e con una multa fino a 15.000 euro. Anche questo è scritto sul libro, quindi leggetelo, perché così almeno sapete che quello che fate non è sempre lecito. Grazie. Cosa vuol dire questo? Il come siamo arrivati a fare questo libro, che vuole essere un messaggio soprattutto ai ragazzi, un messaggio diciamo di speranza, che si può raggiungere comunque un obiettivo, un sogno, semplicemente utilizzando e sfruttando le potenzialità di internet e delle nuove tecnologie. Io e Laura, quando eravamo a fare un corso su Adasti, informiamoci, alla mattina avevamo un po' di tempo disponibile e abbiamo pensato di tirare giù qualche idea, e fra le varie idee c'era quella di fare un libro. Abbiamo quindi scritto un documento e abbiamo cominciato a mandarlo via email, cercando gli indirizzi di email dei vari editori su internet. Fra questi, Pepli ci ha risposto che poteva essere interessato al progetto e in particolare di rivolgersi al dottor Sparacino, che tra l'altro non ha ancora parlato, al quale poi passo la parola. Il dottor Sparacino ci chiama, andiamo, parliamo con lui e dopodiché ci dice: mandateci due capitoli più l'indice e poi vediamo. Nel tempo di questo di due settimane, dal momento in cui comunque ci siamo incontrati, abbiamo mandato i due capitoli, diciamo, del libro più l'indice, e dopo 15 giorni ci arriva la risposta che in definitiva si andava avanti, si procedeva, per cui di incontrarci a Milano per formalizzare il contratto. È andato in questo modo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che comunque chiunque ha comunque la possibilità, se hai contenuti dietro chiaramente, nel senso che comunque bisogna lavorare, avere costanza, avere la passione di quello che si fa, tenacia, non mollare mai e comunque crederci, questo è quello che è importante, crederci in ogni caso senza bisogno di raccomandazioni, perché ormai si è abituati sempre tutti a pensare che ci si arriva solo con la raccomandazione, in realtà non è così, se uno comunque vuole arriva lo stesso, per cui questo è il messaggio che voglio passare in primis e vorrei che dicesse anche due parole da questo punto di vista anche il dottor Sparacino di Epi. Buongiorno a tutti, grazie a tutti, siamo velocissimo e dico che è stato molto facile decidere di pubblicare questo libro per tre motivi. Il primo per il progetto di Mauro Zende, di Laura Bissolotti, che mi è piaciuto subito per il taglio dato pratico e per il fatto che secondo me appunto raccogliere e sintetizzare un insieme di conoscenze molto utili per utilizzare in modo consapevole internet e la rete al giorno d'oggi. Il secondo è che lavoro per una casa editrice che fa manuali e guide pratiche utili da oltre 140 anni e il terzo che sono papà di 4 bambini dai 4 ai 12 anni, quindi perfettamente in target con i contenuti del libro. Grazie a tutti. Adesso vorrei fare una cravatta, prima di farla mi sono consultato, ieri poi Nicola Meglio mi ha detto falla che aumenta lo share, a questo punto la faccio, sperando che mia figlia non svegli, nel senso che vorrei dare il libro a mia figlia, il primo libro, così ci tengo perché comunque è un po' così difficilmente per parlare e quindi voglio insegnare il primo libro, se può venire con la sua maestra un attimo glielo consegno. Sala. La cosa più importante che secondo me oggi dovete tenere conto quando utilizzate comunque internet
è che, a mio parere, la reputazione online è più importante addirittura che la reputazione nel mondo reale. Tutto ciò che voi pubblicate su Facebook o in altri canali, come diceva Laura prima, è una traccia indelebile. Voi la postate una sola volta, un secondo, diventa qualcosa di incancellabile. È sufficiente che una persona al mondo copi quel contenuto che quello appare, riappare, riappare. Quindi vi state costruendo, in base a quello che inserite a livello di contenuti su Facebook e in altri canali, quello che è la vostra reputazione. Un domani il datore di lavoro andrà lì a cercare le informazioni prima di assumervi. Quindi riflettete prima di postare dei video, magari mentre siete in discoteca che fate determinate cose. Nel libro noi diamo gli strumenti per poter verificare a livello preventivo e anche dopo se parlano in qualche modo male di voi. Quindi in definitiva c'è un bellissimo articolo di Focus che diceva: se finito su internet parlano male di te e non lo sapete, vi dico, se scaricate non fatelo in maniera invasiva. Perché nel momento in cui voi scaricate costantemente soprattutto i video da internet, è possibile che attaccato a uno dei video che scaricate ci sia qualcosa di pedopornografico, quindi delle immagini di violenza, in questo caso sui bambini. Se accadesse una cosa del genere, che tu mentre scarichi un video normalissimo, quindi una puntata di Dottor House per esempio, te la scarichi, attaccato al fondo c'è questo filmino pedopornografico, comunque tu non vedi finché non hai visto tutto il film, la polizia postale di Catania, 30 uomini che 24 ore su 24 scandagliano il web alla ricerca di questo tipo di materiale pedopornografico, vede che l'indirizzo IP di partenza è il tuo, la casa tua, qualche giorno dopo ti ritrovi la polizia postale a casa. Appurato che comunque quando viene a casa tua vede che l'hai fatto involontariamente e che quel video si chiama Dottor House, non quindi pedopornografico, quindi l'hai fatto senza volerlo, sei scagionato, se vogliamo, dal penale. Però poi vi trovo tutta la musica e tutti i film che avete scaricato. Quindi a quel punto, nel momento in cui trovo tutto questo, è costretto a fare, in questo caso verbale, e sanzione amministrativa, che è quella che diceva prima Nicola, moltiplicato per, quindi 154 euro per 100, 200, 300 film o canzoni. Questo per incentivarvi a non scaricare troppo in maniera invasiva. Questo è importantissimo. Altra cosa importante, chiudo, dati personali. Su internet dosateli con contagocce, mai mettere l'indirizzo di casa, mai mettere l'indirizzo della scuola, mai mettere il cellulare, né altre informazioni personali che vi riguardano. Meno informazioni personali mettete su internet e meglio è da questo punto di vista, soprattutto i minorenni. E non mettere mai, in particolare questo lo dico agli adulti, immagini soprattutto di bambini piccoli. Questa è una cosa fondamentale. Direi che ho detto quasi tutto. Chiudo con la password della chiave di accesso a tutto, fatela in maniera efficace. Per farla in maniera efficace sul libro noi lo spieghiamo. Ora io per concludere volevo mandare un video, ma Mauro mi ha abbandonato. Il boom economico è emerso in un nuovo tipo di categoria sociale, i giovani. Ascoltano la musica rock, consumano i prodotti dell'industria culturale, hanno un codice di riconoscimento basato sullo stile, il linguaggio e i luoghi che frequentano. Negli anni 60 i giovani acquistano una maggiore consapevolezza e innescano un conflitto generazionale con i genitori, gli insegnanti e il sistema sociale nel suo complesso. Oggi un altro tipo di gap generazionale sembra affermarsi nel quotidiano, in maniera non violenta e senza suscitare clamore, quello tra nativi e immigrati digitali. Il termine nativi digitali fu coniato da Mark Prensky nel 2001 per identificare i giovani nati tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Sono loro la prima generazione nata e cresciuta con le nuove tecnologie. In 5 anni i nativi digitali trascorrono 10.000 ore con i videogames, si scambiano 200.000 email, parlano al cellulare per 10.000 ore, guardano 20.000 ore di TV e vedono 500.000 spot. Solo 5.000 ore vengono dedicate alla lettura. Prensky conclude che una dieta mediale sana genera un nuovo linguaggio, un nuovo modo di organizzare il pensiero che modificherà la struttura cerebrale dei nativi digitali. Multitasking, ipertestualità, interattività sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo stato dell'evoluzione umana. Genitori ed insegnanti non possono far altro che imparare il nuovo linguaggio, adottare nuovi metodi di insegnamento e relazione, conquistando l'agognato titolo di immigrati digitali. I files impiantati nella rete. Allora, abbiamo concluso con questo video, con questi dati che credo, insomma, vi potranno rimanere